Ci siamo ragazzi, penultimo livello del gioco Palazzo di Gerascar, penultimo perché poi l'ultimo livello è quello del boss finale ovviamente. Comunque sa quello dura, sarà lungo 5 minuti, questo qui sarà lungo 20 minuti. Avanti caricamento. Introducici all'ultimo livello, praticamente. Allora, qui sì, in teoria qui dentro se ho più potente effettivamente con i poteri d'attacco aumentato praticamente. Vabbè, a parte questo, quindi. Allora, bel posto comunque palazzo, è proprio un bel posto. Comunque sia, allora, se volete come al solito vedere il livello fatto più completamente, più al completo possibile, andate a vedere il gameplay, andate a vedere questo livello con quando l'ho giocato con l'esploratrice. Attenzione, posso ammazzare la gente in un colpo solo, anche se non ho il globo che ammazza i corrotti in un colpo solo. Va bene, va bene, va bene comunque. Va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Vi amo, vi voglio bene, vi voglio bene. Stavo dicendo, andate a vedere l'episodio dell'esploratrice se volete, con l'esploratrice, se volete vedere il palazzo di Gerascar più al completo possibile, perché io adesso do dritta dove devo andare. Perciò non rompetemi le scatole se non è completo il livello. Ricordiamoci che questa è la pseudo speedrun che sta per finire, che emozione! Praticamente gli tiro il raggio contro la schiena e gli fa un male boia. Quanto utile questo attacco di luce, oh! Allora, adesso quando saliamo di livello sblocchiamo l'ultimo potere, perché dubito che arriverò a livellare quanto mi serve per completare prima il penultimo potere e poi sblocco l'ultimo, cioè, quindi. Quindi vedo di adesso di. Non appena arrivo al punto a salire di livello. Vedo di potenziarmi l'ultimo potere. Alla fine faccio il gameplay 3 volte per questo. Oh, eccoci qua. Livello 39. Telecinesi, controllo assoluto di oggetti fisici. Adesso lo controllerò immediatamente. Al posto della tormenta, perché la tormenta è. Mi ricordavo che la telecinesi faceva un male bestia. Che bello! Che bello, che bello. Adesso ci divertiremo con questo telecinesi. Allora, qui se non mi ricordo male, ce la compariremo sui mini. No. Forse dalla prossima porta. Mi sa che io adesso andrò avanti così, a volte facendo fuori, a volte non facendo fuori i nemici.
Adesso qui i mostri piccoli. Eccoli appunto, i mostri piccoli. Non lo vedete, ma c'hanno il gomante di fuoco mini. Più difficile da coprire la gente mini che la gente grande. La cassa si è girata magicamente, devo far fuori la gente qui. No, volevo usare la telecinesi. Morto! Adesso abbiamo trovato una pozione riducente. Citri li ignoro, sinceramente. Anzi, me li attivo come al solito tutti insieme. Poi vedo di farli fuori. Stavolta però solo se mi seguono. No, vedo che molti mi hanno ignorato. Cavoli, palle di fuoco, oh, sto attaccando un nemico davanti, ma non è andato a colpire quello dietro, Dio santo. Posto. Ecco, doveva decidersi a morire. Madonna che mantello da rimpicciolito è comunque gigantesco, madonna. Tra qualche secondo ritorneremo giganti. Siamo tornati normali, visto che l'avevo detto. Vado lì, come al solito, nemici ignoranti. Fanno finta di niente e poi muoiono. In modi terrificanti. Perché a volte mi dispiace ammazzare nemici inconsapevoli. Perché non si capisce se fanno apposta o se sono scemi. La cosa sicura è che... Hai capito bene, potere che ammazzi il corrotto in un secondo, hai capito bene. Ammazzare i negromanti in un colpo è l'idea giusta. Il gaggio di luce è arrivato oltre la porta, aveva già colpito il nostro prossimo nemico che è già morto. E arrivano i vostri grossi. Guarda quanto male gli faccio e uso poco mana. Boom!
tutto è presa. Ok, adesso qui arriviamo al pezzo delle quattro statue dove dobbiamo scegliere la strada giusta. La strada giusta è quella a sinistra, già ve lo dico. E morite. Dovrei fare solo una cosa. Oh, dai. Ora sei incazzato, è diventato grosso il doppio. Ecco. Posto. Recuperiamo vita e mana. Posto. Quattro statue, dobbiamo posizionare tutte e quattro. Leh! Batteria 28% intanto. Non dobbiamo andare di qua, a sinistra. Dobbiamo andare ancora a sinistra adesso. Bene. Adesso andiamo ancora a sinistra. Dove vuoi scappare, nel domante bugato? Allora, in teoria il percorso che ho scelto qui adesso dovrebbe esserci alla fine il comandante scelto, che ha la chiave d'oro, che ci permette di arrivare alla statua prima della sala del trono. Grazie per la pioggia di fuoco, comunque. Bell'attacco scenico. Mi rincoglionisco con questo gioco, non riesco più a farla. Mi fa male gli occhi. Ho pseudo vuoto, è caduto il tuo amico, il tizio che... Avevo lasciato un punto vita al negromante per fargli vedere il suo fresco amichetto buggato. Poi però solamente questo mio amico buggato si è buggato ancora di più ed è caduto nello pseudo vuoto. Forse l'avevo chiamato così in quel video delle caverne maledette, però... Lo pseudo vuoto, però ok. Qui dovrebbe esserci, eccolo lì, comandante scelto. Ovviamente è questo tizio qui. E questi sono i suoi oppicoglioni, cioè i servitori oppiscatole.
E muori. Mi servono due colpi. Morto. E ho trovato una chiave d'oro. Allora, qui gruppetti li ignoro, questa volta li ignoro, basso, sono tre scatole. Se volete seguirmi, seguitemi, se non volete seguirmi, affaracci vostri. Il mantello mi ha finito in testa, però sono ancora viva. Siamo sempre di livello, attenzione, livello 40 e niente, non andiamo più in là. Non andiamo più in là perché adesso praticamente sarà la fine, quindi... Mannaggia, osti! La statua del cinese è potentissima! Le! Ok, la chiave d'oro ha aperto la porta. Beh, ragazzi, se dovete partire tutti quanti, qua attaccati mi sto disco, ditelo subito. Guardavo lì che frecciatina, proprio all'ultimo quando mi mancava un pelo di vita così. Dai, ole. E basta, che rottura di coglioni. Volato via. Bellissimo. Ragazzi, sono quasi, mannaggia sti demoni. Eccoci qua. Ok, ragazzi, dopo questo c'è il boss finale. E tia, ole. Ragazzi, ma secondo me siete tanti, eh.
Mannaggia, ho sti demoni col mago sotto e cercati da ammazzare. Devo salvare il checkpoint dopo. Andiamo a recuperare la salvare il checkpoint. Adesso andiamo ad affrontare il boss prima del boss finale, perché c'è un boss prima del boss finale, ve l'avevo già detto anche di chi si trattava e sarà terrificante. Via, ci sei te da far fuori giustamente, ecco, e ammazzare il boss. Detto Balakres, adesso vediamo di ammazzare quindi questo maledetto Mordred che ci tira praticamente le nostre. Praticamente ci tira le nostre stessi attacchi. Allora, mannaggia, sto quasi dalla tormenta e. Porca troppa! Questa non me la ricordavo, chiedo scusa. Scusate, mi ero dimenticata di quando ci allontanavamo, ci tirava questo attacco non tanto deboluccio. Scusate, riproviamo. Mi ricordavo infatti che Mordred è il più difficile dei boss da rivali da ammazzare, io salto che. Amico, ok, posto. No, ma mio santo l'aveva salvato prima che spendessi l'essenza. Siete dei pezzi di merda. Adesso salviamo. Così almeno è sicuro che adesso ci salva, che avrà tutta la vita. Adesso però vediamo di non morire. E a Seth per saltare il filmato, giusto? Salta. Video. No, non ce la faccio ancora. No! Dovevo fare fin da subito gli attacchi. Carico la partita, proviamo, eh. Posto. 23% di batteria, ragazzi, ce la posso fare, però oggi deve morire, non so se si è capito.
Allora, beh, capito che se ci allontaniamo ci tira le palle di fuoco potenti, quindi dobbiamo stare attaccati, allora vai. Vai, vediamo chi è che vince. Tra i due. Non morire, mamma, mi mancava pochissimo. E va quel paese. No, che mi mancava tanto così. Guarda quanto male gli faccio con la telecinese e quanto poco male la uso. E muori. Le. Mentre la vita ti abbandona, Ordren, sappi che sarai dimenticato.